Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV. Apriamo parlando di una tragedia che si è verificata oggi in città. Una donna caduta dal quarto piano di una palazzina ed è purtroppo deceduta. Ci racconta tutto Chiara Sadotti. Stava probabilmente pulendo i vetri delle finestre quando avrebbe perso l'equilibrio cadendo nel vuoto. Una tragedia che si è consumata al villaggio Oriente, lungo via Terlati. A perdere la vita una donna di 72 anni, originaria dell'Est Europa, ma da anni residente in città. Un drammatico volo da oltre 10 metri. La donna infatti è precipitata dalla finestra al quarto piano. Sul posto sono intervenuti i sanitari dell'emergenza urgenza con gli operatori della Croce Bianca e l'automedica di Arezzo. È stato allertato anche l'elisoccorso Pegaso, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. Al nostro arrivo la paziente comunque giaceva in condizioni disperate. Abbiamo provato a rianimarla, ma non c'è stato niente da fare. Sull'episodio sta indagando la Polizia di Stato per chiarire a fondo i contorni della fatale caduta avvenuta attorno a mezzogiorno. La donna risiedeva all'interno dell'appartamento dal quale è precipitata assieme a un 85enne che al momento della tragedia non si trovava in casa. Secondo i primi elementi raccolti dagli inquirenti, si tratterebbe di una caduta accidentale. Filmati pedopornografici nel computer di un carabiniere poi sospeso dal servizio. Tutto sarebbe partito dalla segnalazione dell'Europol su immagini pedopornografiche scaricate anche nell'Aretino. Le indagini condotte dagli inquirenti hanno portato alla perquisizione e al sequestro a carico appunto di un militare, un carabiniere graduato, e a rintracciare circa 70 file. Si tratterebbe di video, ognuno dei quali della durata di una manciata di minuti, nei quali sarebbero stati coinvolti appunto dei minorenni. L'ufficiale sarebbe stato sospeso dal servizio. Sulla vicenda però c'è ancora il più stretto riserbo da parte degli inquirenti. Due ubriachi alla guida fermati, controlli e incidenti rilevati. Un weekend davvero movimentato per la polizia. Sulle strade aretine sono stati 98 gli accertamenti al casello dell'Autosole. Weekend di controlli della Polizia Stradale di Arezzo. Un centinaio di accertamenti al casello dell'Autostrada del Sole, finalizzati a contrastare il fenomeno dell'uso di droga e alcol al volante. I poliziotti, assieme ad un medico e al personale sanitario della questura, hanno eseguito 98 controlli che hanno portato alla denuncia di due persone sorprese alla guida in stato di ebbrezza alcolica. Per entrambe è scattato il ritiro immediato della patente di guida per la successiva sospensione. Durante i controlli sono stati poi sorpresi tre automobilisti alla guida di auto non in regola con la revisione. Oltre alla multa, sono stati costretti a recarsi alla motorizzazione civile per i controlli tecnici di legge. Sempre nella notte, un equipaggio impegnato nei controlli al casello si è dovuto sganciare per correre a rilevare un incidente dove una donna, dopo aver impattato più auto in sosta, si era accappottata, riportando lievi lesioni. E proprio lungo l'autostrada del Sole un camionista è stato salvato dagli operatori della Croce Bianca di Arezzo. Ci racconta questa storia a lieto fine Chiara Sadotti. Il suo cuore si è fermato in un'area di sosta lungo l'autostrada del Sole a salvare un 60enne volontario della Croce Bianca di Arezzo. Si fa questa attività per cercare di fare qualcosa per gli altri, poi alla fine sono sempre gratificazioni che ti permettono di andare avanti. È successo nella notte lungo il tratto aretino della 1. L'uomo, autista di un tir, ha accusato un malore e si è fermato nell'area di sosta di Badialpino in direzione sud. Immediatamente si è messa in moto la macchina dei soccorsi. I primi ad intervenire sono stati gli operatori della Croce Bianca. Siamo arrivati là, questa persona era in piedi nel parcheggio che ci aspettava tranquillamente. Come è salita un'ambulanza, ha cominciato a riferirci quali erano le problematiche. Dopo pochi istanti, mentre parlava, ha cominciato a perdere coscienza, non era più collaborante. E lì ci siamo subito accorti, insieme alle colleghe, che comunque qualcosa stava succedendo. Ha smesso di respirare e quindi lì abbiamo avvisato prontamente la centrale del 118, che ha inviato subito l'automedica con medico e infermiere, con i sanitari, e abbiamo iniziato le manovre di rianimazione. Attimi lunghissimi in cui si sono ripetute le manovre con le piastre collegate per tre diverse scariche. Già la prima volta sembrava riuscisse a riprendere un po' le funzioni vitali, però subito dopo è riandato in arresto. Il defibrillatore ci ha fatto riscaricare nuovamente
e poi dopo non riprendeva. A quel punto abbiamo continuato comunque tutte le manovre fino a che abbiamo scaricato la terza volta e da lì siamo riusciti a stabilizzarlo. Poi sono arrivati i medici che hanno fortunatamente stabilizzato il paziente, siamo riusciti ad arrivare al San Donato di Arezzo. Il 60enne è stato trasportato all'emodinamica dell'ospedale San Donato di Arezzo in codice rosso, vivo e cosciente, grazie al tempestivo intervento dei soccorritori. Cosa avete pensato quando il battito ha ripreso? È stata una bella liberazione, perché insomma, da vederlo parlare con noi, a vederlo in quelle condizioni, per quanto uno possa essere preparato, per quanto uno si possa comunque preparare, non si è mai preparato abbastanza. Un esame del DNA sui cuccioli trovati senza vita nel Cortonese ha permesso di risalire alla loro mamma e quindi anche al proprietario della cucciolata. Si stringe dunque il cerchio intorno a chi ha ucciso i cagnolini ritrovati lo scorso 12 settembre vicino appunto ad un cassonetto. A picchiarli a morte però non sarebbe stato il loro proprietario, bensì una seconda persona che l'uomo avrebbe indicato alla polizia municipale. I contorni però della vicenda non sono ancora molto chiari. Questa seconda persona non sarebbe ancora stata individuata, ma la procura di Arezzo ha aperto un fascicolo. E adesso ci spostiamo invece a Montevarchi sui danni alla pista di atletica allo stadio di Montevarchi, vicenda per la quale potrebbero partire dei DASPO da parte della questura di Arezzo. Oggi è intervenuto anche il sindaco di Montevarchi. Questo non è sport. A tuonare è la prima cittadina di Montevarchi, Silvia Chiesse Martini, dopo quanto accaduto al termine del derby valdarnese con i bagni dello stadio devastati e due agenti finiti al pronto soccorso. La partita Montevarchi-San Giovannese di domenica scorsa in Serie D, vinta dai padroni di casa per 2-1 in rimonta, si è infatti conclusa nel peggiore dei modi, con atti vandalici all'impianto sportivo Brilli Peri di Montevarchi, danneggiato come mostrano queste immagini pubblicate su Facebook dallo stesso sindaco. Nelle foto i bagni all'interno dello stadio, fruibili dai tifosi, devastati con sciacquoni divelti e turche rotte, forse con petardi, ma anche danneggiamenti alla pista di atletica attorno al campo sportivo. La società ha già fatto denuncia, ha annunciato sui social il primo cittadino di Montevarchi, che ha spiegato anche che due agenti sono finiti al pronto soccorso nel corso della fase concitata post gara. Non aggiungo altro, chiosa Silvia Martini Chiassai, ognuno faccia le sue considerazioni. E torniamo in città, perché è proprio di oggi la notizia diffusa dal comune di Arezzo attraverso un comunicato stampa dell'imminente chiusura dell'incrocio, diciamo, tra viale Don Minzoni e via Fiorentina per consentire l'ultimo lavoro che riguarda i sottoservizi propedeutico alla realizzazione della tanto attesa rotatoria appunto di via Fiorentina, un tratto davvero molto trafficato appunto in ingresso, soprattutto in città per chi arriva da fuori. E allora c'è molta preoccupazione proprio per questa decisione dell'amministrazione comunale tra i residenti, ma soprattutto tra i commercianti. Sentiamo allora le voci che abbiamo raccolto sul posto. Dal prossimo 16 ottobre l'incrocio tra la tangenziale di Arezzo e via Fiorentina non sarà percorribile. Parte infatti l'ultimo intervento per la sistemazione dei sottoservizi per la realizzazione dello snodo viario tra via Fiorentina e il raccordo urbano, insomma la tanto attesa rotatoria. Importanti le modifiche al traffico. Il tratto di viabilità di via Marco Perennio e via Fiorentina, che va dall'intersezione semaforica con via Bologna e via Montecervino a quella con via dell'Orciolaia, diventerà strada senza uscita. In questo tratto sarà vietato l'accesso ad esclusione dei residenti e del raggiungimento delle attività economiche da parte dei fornitori. Purtroppo ci siamo resi conto di quello che succederà da lunedì, e soprattutto la cosa che mi dispiace molto di più è che ancora una volta l'amministrazione pubblica, prima di mettere in opera un cantiere, non abbia convocato anche noi singolarmente come associazioni, commercianti eccetera, per valutare gli impatti negativi di una situazione del genere a livello economico, in prossimità di un periodo anche di ripresa lavorativa. I veicoli che percorrono viale Don Minzoni con direttrice viale Amendola non potranno svoltare a destra su via Fiorentina, coloro che invece da via Fiorentina lato Salerno
Galileo con direzione città, giunti all'intersezione con viale Don Minzoni, dovranno obbligatoriamente svoltare o a destra su via Don Minzoni o a sinistra su viale Amendola. Noi praticamente tutta la merce che abbiamo rimane in venduta, perché i nostri clienti che vengono dal Valdarno, vengono da fuori Arezzo e arrivano qui, non sanno come entrare, come girare, come è, io li perdo tutti. Lavoro tanto con la gente di fuori, ma gli arietini stessi, le signore del centro, hanno veramente difficoltà a arrivare e tornare indietro, perché non, cioè non... Poi ci sono anche i parcheggi. Poi dove la metto? Sono parcheggi, non c'è niente a questo punto. E noi veramente siamo in crisi totale. Nei tratti poi di via Fermi e via Forlanini sarà istituito il divieto di transito ad esclusione dei residenti e infine via Pitagora diventerà strada senza uscita anche con divieto di sosta. Inutile dire che i commercianti della zona sono molto preoccupati, soprattutto per i clienti che arrivano da fuori città. Quando c'è una chiusura anche parziale è chiaro che la gente impaurita non si ferma, prima perché non ci sono posti per fermarsi, secondo perché il traffico comincia ad essere eccessivamente pesante e quindi appunto congestionato e quindi la gente non si ferma. Il termine dei lavori è previsto per il 17 di novembre. Questo progetto fin dal primo momento, quando lo vidi andare in comune e parlare col sindaco, era nato male, glielo dissi fin da subito, perché gli dissi che c'erano i sottoservizi e con i sottoservizi, con le quote che era previsto per fare il sottopasso, non ci sarebbe mai passato. Lui mi rispose che i tecnici avevano verificato tutto, che non c'erano problemi. E infatti ecco, si è dovuto fare tutti i sottoservizi nuovi, acque chiare, acque scure, e oggi è stata costruita la parte verso l'ospedale e la parte verso la multisala, c'è da collegarli e quindi devono chiudere la strada, ma la potevano chiudere, come si diceva prima, il mese di agosto, quando non c'era traffico, quando la gente era in ferie. Adesso no, nel mese più importante, che la gente ha fatto rifornimenti, che chi lavora con gli stagionali ha fatto le scorte per gli stagionali, cosa fa? Li porta al sindaco? In attesa del paventato caos c'è una proposta. Facciano l'ingresso in via dell'Orciolaia e temporaneamente per questo mese facciano passare le macchine da via dell'Orciolaia, almeno in un senso d'entrata. Potrebbe essere una soluzione temporanea per accedere su via Fiorentina. Certo non è una soluzione ideale perché la strada è stretta e quello che è, ma per un mese si evita di chiudere completamente la strada qui. Il prossimo 12 ottobre sarà la giornata mondiale della vista. Sono previste visite gratuite per i cittadini che abbiano superato i 40 anni e non abbiano effettuato controlli negli ultimi 2 mesi. L'iniziativa è in collaborazione con l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti in occasione appunto di questa giornata mondiale alla quale la ASL Toscana Sud-Est ha aderito con i propri specialisti. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, a livello globale almeno 1 miliardo di persone ha problemi di vista da vicino o da lontano che potrebbero essere prevenuti o che devono essere ancora addirittura diagnosticati. Adesso torniamo in Valdarno per parlare dell'Istituto Professionale Marconi, che come sapete è stato dichiarato inagibile pochi giorni prima dell'inizio dell'anno scolastico per il crollo del controsoffitto in un'aula. Adesso c'è un'altra soluzione per altre 10 aule provvisorie. Sentiamo. A meno di una settimana dal sopralluogo del presidente della provincia di Arezzo, Alessandro Polcri, all'Istituto Professionale Marconi di San Giovanni Valdarno, il comune ha iniziato a lavorare per mettere a disposizione degli studenti che adesso stanno seguendo le lezioni in DAD 10 aule. Il sopralluogo sia della provincia che della scuola è andato bene e stanno ultimando in questo momento, come dire, tutti quelli che sono gli atti formali e amministrativi perché quella possa diventare una sede temporanea per almeno 10 classi dell'Ipsia Marconi in attesa che la provincia esegua i lavori di cui il Presidente ci ha parlato la scorsa settimana quando è venuto in sopralluogo alla scuola e quindi quando abbiamo parlato con il Preside, con i rappresentanti dei genitori e con il Consiglio di Istituto. Per cui si va naturalmente in quella direzione, io spero, mi auguro che possano essere fatte rapidamente tutte le operazioni necessarie di carattere burocratico perché al più presto questi ragazzi adesso sono in DAD possono
possano tornare, anche se non nella loro scuola, nella quale torneranno quando saranno completati i lavori, ma almeno in una sede che possa accoglierle e quindi potergli consentire di fare lezione in presenza. Pochi giorni prima del suono della prima campanella, in una delle aule dell'istituto di Via Trieste era crollato sollaio e controsoffitto. L'edificio individuato dal comune di San Giovanni per la sistemazione provvisoria si trova in centro storico in via San Lorenzo, nei locali delle suore stimmatine. Si trova nel centro storico di San Giovanni Valdano e quindi è facilmente raggiungibile a piedi dalla stazione degli autobus e poi anche da quelle aule che sono destinate ai laboratori che saranno poi riaperte all'IPSIA. Sarà la scuola adesso a decidere quali classi saranno indirizzate verso questa sistemazione temporanea. Un altro asilo nido privato si aggiunge a quelli accreditati dal Comune di Arezzo. Si tratta del MEACCI di Rigutino, dove, come deliberato oggi dalla Giunta, saranno disponibili ulteriori 7 posti nella fascia medi-grandi, quindi dai 12 ai 36 mesi per l'anno scolastico 23-24, mediante la stipula di un rapporto convenzionale. Il Comune destinerà un contributo finalizzato proprio all'abbattimento del costo della retta, variabile da un minimo di 1.500 euro ad un massimo di 2.500. E torniamo a parlare di un'altra vicenda che ha creato davvero molte polemiche, quella dell'accatastamento di stufe e caminetti. Una legge regionale appunto impone di farlo a chi li possiede e la notizia, diciamo, che è circolata appunto nelle scorse settimane, ha destato non poca preoccupazione, tanto da far sollevare gli scudi anche agli amministratori pubblici. Allora è di oggi l'intervento della Regione Toscana. Intanto i numeri sono già 10.000 i generatori di calore a biomasse, così appunto vengono definiti nella delibera, che sono stati accatastati, ma ci sono soprattutto le parole dell'assessore all'ambiente Monia Monni, che appunto vogliono tranquillizzare tutti i residenti in Regione Toscana. Dice: semplificheremo ulteriormente le procedure di accatastamento dei caminetti e daremo tempo fino al 30 marzo 2024 per appunto poterlo fare. Poi l'assessore ricorda che è attivo anche un numero verde appunto dedicato a questa pratica, che è l'800 15 18 22, attraverso il quale è possibile anche farsi aiutare proprio in questa procedura di accatastamento. Siamo alla pagina della cultura. Dopo l'edizione estiva è pronto a tornare ad ottobre Zenzero Fest, la rassegna letteraria promossa da Ora con un poker di autori. Dopo la maratona di autori e libri di settembre, Zenzero Fest torna con un ricco calendario ad ottobre e un poker d'incontro in programma giovedì 12, venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 nella sala della biblioteca Città di Arezzo. L'edizione di ottobre di Zenzero Fest parte giovedì 12 e si conclude domenica 15 ottobre nella sala conferenze della Biblioteca Comunale di Arezzo, al piano terra di via dei Pileati. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero alle ore 18.30. Partiamo giovedì 12 con Flavio Cercato, per proseguire venerdì 13 con Marco Gaetani, sabato 14 François Morlupi e domenica 15 Arianna Mortellini. È un'offerta letteraria plurima che va dal romanzo al giallo, al noir, allo sport, e vi aspettiamo numerosi. La battaglia di Scannagallo, tra le 25 rievocazioni storiche italiane che l'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale del Ministero della Cultura ha riconosciuto meritevoli di una schedatura approfondita, di una valorizzazione su un apposito portale. Questo ente ha avviato nel 2022 un progetto di indagine sull'intero territorio nazionale, che ha appunto evidenziato un movimento ricco e variegato con oltre 1.200 rievocazioni. In questo ristretto novero è rientrata proprio la battaglia di Scannagallo in Valdichiana e le correlate attività culturali organizzate dall'omonima associazione. Siamo allo sport. Ieri sera l'Arezzo al Comunale ha tenuto testa al Cesena per oltre un'ora, ma poi la qualità e la panchina lunga dei romagnoli alla fine appunto ha prevalso. E allora dobbiamo raccontare la terza sconfitta per l'Arezzo dopo quella contro la Carrarese e il Pescara. Sentiamo Mister Indiani al fine della partita.
non è una brutta sconfitta, è una buonissima prestazione della squadra, sono molto contento, abbiamo fatto un'ora all'altezza di loro più che bella. Peccato aver preso il gol forse nel nostro momento migliore, e poi è chiaro, l'errore è stato regalare un uomo a una squadra così forte, perché se no chi lo sa che fino alla fine della gara non si fosse stati in competizione. Ha fatto una buonissima gara Arezzo, una buonissima gara contro una squadra veramente forte e che lotterà il campionato con altissime probabilità di vincerlo. Che devo recriminare? Costato e con squadre forti come con la Carrarese, la seconda giornata e oggi regaliamo un uomo a mezz'ora più o meno sempre dalla fine con il risultato in bilico, e sono errori purtroppo che ci penalizzano. Oggi sicuramente ci hanno impedito di stare in gara fino alla fine. È un grosso, forse è questo, ecco, l'unico, cioè l'errore brutto, grosso di oggi, perché per il resto la squadra ha fatto una grossa gara. Infine parliamo di podismo. Positivi risultati per l'Aga Atletica Arezzo ai campionati italiani cadetti. Le finali nazionali riservate al biennio 2008-2009 sono andate in scena nella Veneta Caorle. Hanno visto confrontarsi una ristretta selezione di atlete e atleti emersi nel corso della stagione nelle diverse specialità. Per quello che riguarda la società aretina, è riuscita ad ottenere la qualificazione Alice Carducci e Stella Arniani, entrambe alla prima esperienza nazionale. Le due aretine hanno gareggiato con i colori della rappresentativa toscana e sono riuscite a registrare buone prestazioni. Carducci si è piazzata decima nel lancio del martello, Arniani invece quindicesima nel salto con l'asta. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per l'ascolto e arrivederci.